faccio del palla. Devo salutare due ragazzi che commentano i video. Uno è Francesco e l'altro è Lorenzo. E mi hanno chiesto di salutarli. Ciao Francesco! Ciao Lorenzo! Aspiranti camionisti, se ho capito bene. Spero che quando riuscirete voi ad avere la patente ci siano ancora i camion così. Mi sembra che il futuro sia un po' tutto automatizzato. Non so dire se sarà più comodo che sia tutto automatizzato, non lo so. Io sono dell'idea che prima dell'elettronica, della tecnologia, ci voglia la testa della persona. E io sto parlando con la telecamera, però ovviamente si vede che ogni tanto guardo negli specchi, guardo davanti. Guardo con la telecamera ma non guardo la telecamera, guardo la strada. Perché uno quando guida deve avere, sì, guardarsi intorno, ma guardarsi intorno in prospettiva, no? Quindi devi essere sempre a conoscenza della... quanto c'è, di chi hai dietro. Per esempio adesso ho due corsie vuote in sorpasso e dietro c'è un camion, sarà a 20 metri, 30, 40, sì, 40 metri dietro di me. E sempre lì, lo devi tenere d'occhio, perché se per sbaglio parte uno dalla piazzola, logico che riguardi, perché le macchine ti arrivano giù anche velocissime. Però tu sai già che per il momento le corsie sono completamente delle zero. Se invece tu sai che c'è un sacco di traffico, la prima cosa che fai è stacca il fuso e sposta il piede sul freno, se vedi uno che parte dalla piazzola. E c'è gente che piazzola corsia di marcia, tanto. Dove sta il problema? Frenano quelli che arrivano, così ragionano. Tanti anni fa mi fermò la polizia stradale fra Modena e Reggio Emilia. Vabbè, poi c'erano i controlli, ti sorpassavano, ti mettevano la paletta. Adesso c'è un furgone in sorpasso e il finito dietro uscito in sorpasso. Mi fermava questa pattuglia, controllo, tutto ok, e poi mi disse: adesso mi raccomando, prendi velocità in corsia di emergenza e poi quando arrivi a 80 all'ora ti metti nel traffico dando la precedenza. E io volevo dirgli: ma perché pensi che non lo so? Certo che lo fa, io l'ho sempre fatto così. Logicamente non glielo puoi dire, però non possono sapere se io sono una che si comporta bene o una che si comporta male la prima volta che mi vedono. Invece tu vedi gente che dalla piazzola, anche con le macchine, li vedi che sono fermi lì con la freccia, che guardano, aspettano che non c'è nessuno, poi si buttano in prima corsia, non accelerano in prima corsia, aspettano di andare in seconda, poi quando sono in seconda accelerano. Tornando al discorso delle patenti miralanza. Queste situazioni qua sembrano una stupidata, ma quando c'è traffico sono di un pericoloso di metà vasta. Poi, visto che sono in argomento lamentazioni, c'è una cosa che mi sta... non so se mi sta a cuore o mi sta sullo stomaco. Parliamo spesso, anche nei video, anche in TOTM, della distanza di sicurezza, del fatto di tenere la distanza, questo e quello l'altro. Io sono la prima che cerca sempre di tenere la distanza. Però vorrei dire anche una cosa, perché tante volte si dice: ah, quello ha tamponato perché non teneva la distanza. Moment. A me capita tante volte che mi sorpassano e mollo anche la velocità, io agevolo. Se non ho dietro, se ho uno attaccato al cassone dietro, no, perché rischi che ti tampona quello. Ma se non ho nessuno, quell'altro è lontano, due tre, allora a me non mi costa niente, non la devi sapere. Quello che mi sta qua, è che io ti agevolo, ti mollo la velocità, comunque non ti accelero, sto bene a destra, tutto, tu mi sorpassi, mi rientri un metro davanti alla cabina. No, tu mi devi lasciare la distanza. Adesso non dico che devi rientrare 100 metri più avanti, va bene, 100 metri più avanti che mi sognerebbe, va bene, non lo fare 100 metri più avanti, ma vuoi rientrarmi almeno 10 metri? Facciamo 10 metri.
non rientrano da 600 km o non hanno ancora finito, sono passati che ce l'hai qua davanti. Ma perché? Cioè, ci hanno fatto lo specchio di là, a noi ce l'abbiamo di là, gli automobili ce l'hanno anche in mezzo. Non si rientra tagliando la strada alla gente, non si rientra tagliando la strada alla gente. Soprattutto con i camion, perché cosa succede? Che tu magari hai un pochino di meno, ti raggiunge un gruppo di camion, ce ne hai uno che ti sorpassa, ti rientra tagliando, ti toglie completamente la distanza di sicurezza, quello dietro ce l'hai già di fianco, e attaccato dietro ne hai un altro. Tu sei una polpetta, la minima cosa, partono la piazzola, tu sei morto. Eppure tu fino a un attimo prima avevi 500 metri di distanza di sicurezza, e in quel caso lì tu sei morto, perché se quello davanti frena, tu ne hai uno di fianco, uno dietro che ti tampona, tu sei morto, tu sei morto. Vogliamo ragionare su questa cosa? I miei pensieri davanti stasera sono un po' così, sono un po' così, perché vedo tante cose che si potrebbero risolvere con un minimo di questo. Ci ripeto, ho letto l'ultimo libro di Camilleri, quello del commissario Montalbano. Pensate che io so che hanno fatto una marea di film di Montalbano, uno ne ho visto, uno solo film di Montalbano, bellissimo devo dire, perché non ne sono mai a casa quando li fanno, perché è capitato magari che ero a casa, non mi ricordavo niente, tipo che non guardo, normalmente non guardo la televisione. Vabbè, però ho letto tanti libri, mi piacciono tantissimo. Camilleri è uno dei miei autori preferiti, veramente bravissimo. Poi, lui è di una zona della Sicilia di cui è originario la mia famiglia. Mio babbo era di là. Però a casa mia non si è mai parlato il dialetto. Mia nonna parlava il dialetto, ma io piccolissimo quando c'era mia nonna non l'ho mai conosciuta, e gli altri miei zii nessuno ha mai parlato il dialetto, quindi io non conosco il dialetto. E allora leggo questi libri e imparo le parole. Però ce n'è una che fa queste tante parole in siciliano, quando dice Nica, una cosa Nica, piccola, Nica, Nicaretta. Mio papà mi aveva detto che mi aveva chiamato Monica, che voleva gloriarlo in Nica, piccolina, infatti sono rimasta piccolina. 1,60 con i tacchi, vabbè. Sono rimasta Nica. Guardo con la telecamera e intanto vado. Prima parla da sola, ma adesso non lo dicono più perché ormai tutti parlano con viva voce, col telefono, allora vedi qualcuno che parla, che gesticola e pensi che sta parlando al telefono, non che sta parlando da solo come sto facendo io, perché io in realtà sto parlando da sola, non sto parlando, vado con una telecamera immaginando che poi qualcuno quando vedrà il video ascolterà i miei pensieri, però in realtà parlo da sola. Di tutti, basta condividerla, è una frase che ho letto in un libro di Cesare Fiumi. Cesare Fiumi ha scritto un libro che a me piaceva tantissimo, l'ho letto 2 o 3 volte, che racconta di un viaggio sulla Route 66. Lui aveva letto con Zero Hard di Kerouac e poi è andato negli Stati Uniti per ripercorrere il viaggio di Zero Hard sulla Route 66 in America. Ma è quel genere di libri che ci hanno usato. Adesso penserete che voglio fare quella che se la tira perché legge i libri, però in realtà ho sempre letto tantissimi libri. A me piace viaggiare perché il viaggio ti arricchisce. Mi piace fare fotografie quando lo uso da sempre, e questa è una cosa che ho ricordato da mio papà, anche questa, la fotografia rispecchia l'occhio della persona che vede, secondo me. Poi mi è sempre piaciuto leggere, perché comunque leggere vuol dire viaggiare